Hello a tutti, io sono Smail, benvenuti o bentornati. La tematica affrontata quest'oggi è quella del mettersi nei panni degli altri e non sarò io a parlarne, ma sarà Axel a farlo. Perché ve lo sto dicendo? Beh, diciamo che io mi trovo qui in questo momento come premessa per dirvi molto semplicemente che il video che mi ha mandato Axel, qualitativamente parlando, non è venuto esattamente il top. E quindi ho pensato, ok, cosa faccio adesso con questo video che non è esattamente il top? Ho detto lo lascio comunque, ok, però invece di lasciarvelo lì in mezzo a tutto lo schermo in modo tale che voi vediate Axel in quel modo brutto, con quella qualità, con quella risoluzione brutta, io lo lascio a lui come riquadrino, come se fosse un semplice video, tipo vedete presente quando a volte le persone fanno video mentre giocano a un videogioco. Ecco, semplicemente da un lato ci sarà Axel e dall'altro lato in sottofondo ci sarà un gameplay di un gioco, in questo caso GTA 5, così a caso. Per cui niente, tutto qua. Lascio la parola ad Axel, il quale sarà lui a concludere e salutarvi alla fine. Quindi, ciao a tutti e vai Axel! Salve a tutti, io sono Axel e oggi siamo qui su questo nuovo video. Oggi parliamo di empatia, quella che probabilmente alle persone manca, cioè mettersi nei panni degli altri anche. Parto col dire che spesso mi viene anche a me voglia magari di pensare tipo che non sono fatto per questo mondo, che le persone non sono adatte al mio tipo di persone ideali e che effettivamente mi sento incompreso, incaduto e quant'altro. Non a caso penso che il discorso di empatia sia un valore fondamentale, perché ad esempio gli animali comunque comunicano senza problemi. Sì, magari spesso ci sono fraintendimenti, però sono sempre nel panno dell'altro, nel senso che cercano sempre di venirsi incontro e di capirsi. Sono molto bravi a fare gruppo e hanno un grandissimo legame quando sono appunto uniti. Spesso invece nelle persone questa empatia non è che proprio ecceda, è più un'idea apparente che tendono a darti, piuttosto che effettivamente quella che poi realmente si manifesta. E spesso mi capita di gente che finge di capirti, di dirti sì, ti capisco, ma poi in realtà non ti capisce perché non può capirti a seconda magari di ciò che vive, se l'ha vissuto o meno, pienamente, oppure se è comunque una questione che prova a mettersi nei panni, perché c'è differenza tra vivere una cosa e immedesimarsi. Quando appunto prendiamo una perdita di una persona, succede, spesso quello che sentiamo è ti capisco, dipende se proprio hai vissuto quella cosa o meno, cioè ti puoi magari cercare di immedesimare, ma effettivamente la perdita è quello che comunque si sente, si prova, solo chi lo vive veramente, l'ha vissuto veramente, lo può capire. Parto con dire che questa cosa di immedesimarsi nell'altro, l'empatia è una cosa che sicuramente devi avere. E vorrei che tutti gli esseri umani del mondo avessero questa capacità molto spiccata di capirsi veramente, di avere un legame sincero e vero col prossimo. Un mondo dove non ci fosse odio, violenza, rabbia, rancori, sentimenti che nel mondo animale non ci sono, perché appunto privi di razionalità, quindi di cattiveria, quindi di pensieri malvagi. Se pensiamo all'amore di un animale, appunto l'amore con un altro essere umano, un partner, è diverso. Il legame che si crea tra essere umano e animale è imparagonabile, perché ti danno affetto incondizionato, perché ti riempiono d'amore senza chiedere nulla, perché li capiscono, proprio di empatia, cercano di comunque capire il tuo modo di essere, se ti vedono triste cercano di starti vicino, ti tirano su perché ti camminano intorno, in particolar modo il cane, ti scodinzola, ti dà attenzione, insomma, perché vede che comunque sei triste, stai male, cosa che magari l'essere umano sì, prova a darti un po' di conforto, quant'altro, ma effettivamente non fa mai nulla quanto lo faccia magari il nostro cane. Anche quando torniamo da lavoro, da scuola, da qualsiasi impegno, vediamo un affetto del cane immenso perché ci corre incontro, ci scodinzola, ci saluta, mentre da un partner non succede, cioè magari ti dice ciao e basta, com'è andata la giornata, finisce lì.
Quindi tante questioni comunque analizzate effettivamente ci fanno capire come l'empatia tra esseri umani e animali è differente. Cioè l'essere umano si limita magari tipo al fare la parte più che veramente poi entrare in empatia con quell'altra persona. Mentre un cane, un animale, cerca magari più di avere un legame più interno, più forte, più puro con la persona. E sicuramente mi piacerebbe vedere un mondo che sicuramente possa imparare dagli animali, sia da amare, sia appunto con l'empatia, sia per affetto, cioè questo dare senza chiedere, quello che è tipico degli animali, perché se tu vedi un cane, un gatto, non ti chiedono niente, cioè sì, magari un po' di mangiare, qualche attenzione in più, ma basta, cose misere, cose che quantificate sono veramente poco, il giusto, mentre un'altra parte dell'essere umano comunque ti richiede del tempo, ti richiede dei sacrifici, delle rinunce, perché spesso magari non siete d'accordo, quindi pur di venire meno e non litigare. Si pensa più al bene comune e uno dei due tende a cedere rinunciando un po' alle proprie cose, cosa che sicuramente non accade in un cane o un gatto. Se un cane o un gatto dici che vuoi andare in un posto, vai tranquillamente, se è possibile lo porti con te, se no comunque trovi una sistemazione. Ma anche nel mangiare, cioè, capite, magari quella persona non capisce le tue esigenze, le tue volontà appieno, mentre un animale comunque, cioè alla fine non può costringiti, non ti stravolgi i piani. Se tu vuoi andare tipo a mangiare sushi, vai tranquillamente, se vuoi mangiare a casa, mangi a casa. Quindi anche qui l'empatia, penso, tra esseri umani e animali è diversa, ok? Non posso fare paragoni con generi differenti, però comunque sono piccole caratteristiche, dettagli, qualità che vengono un po' a risalto, ecco. E l'empatia, ripeto, secondo me è un'arte che bisognerebbe coltivare nel tempo. Io farei anche un'educazione sociale nelle scuole, ma non solo, all'empatia, ma anche proprio a mettersi le mani nell'altro, a essere più umani. Perché vedo che comunque è una generazione molto. Non voglio essere un boomer o comunque andare sul dettaglio di questa generazione in particolare. Dico, in generale, ultimamente è più una generazione critica, pesante, più meno freghista, meno attenta magari all'altro, al prossimo. Una volta c'era più magari bontà d'animo, quello sì. Oggi c'è più cattiveria, violenza, odio, discriminazione, poi in particolar modo anche sui vari siti, social network e quant'altro, quindi sicuramente questo odio sfocato in questo modo violento, secondo me è una delle caratteristiche molto evidenti di questo periodo, che sicuramente con empatia ognuno dell'altro sarebbe sicuramente più limitato, più misero. Ecco. E che altro dire? Fateci sapere se pensate che comunque questa situazione sia effettivamente anche per voi così. Cosa ne pensate? E anche di farci vedere nuovi commenti, nuove tematiche, nuovi argomenti da trattare. Diteci un po' anche la vostra su cosa ne pensate appunto di questo argomento, ma non solo. Vi ricordo di attivare la campanellina per non perdere nessun video e di guardare quelli precedenti se vi mancano, non siete riusciti a vederli, quant'altro, e di iscrivervi al canale perché se rimanete comunque iscritti al nostro canale avete puntualmente la notifica per non perdere nessun video. E con questo piccolo sostegno riuscite anche a un po' sostenere il nostro lavoro. Detto questo, io vi ringrazio, vi auguro buon proseguimento. Sono Axel e alla prossima, un bacione.